Signor Adagio Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 29 aprile. La Chiesa celebra la festa di Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d'Italia ed Europa. Questa è la Vergine saggia, una delle Vergini prudenti che andò incontro a Cristo con la lampada accesa. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione, concedi al tuo popolo di essere partecipi del mistero di Cristo per esultare quando Egli si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, e Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non indite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. O Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunica a noi la tua vita immortale per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Preghiamo
Per l'intercessione di Santa Caterina da Siena, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.